E darei adesso la parola all'onorevole Livio Marrocco. La sua presenza qui questa sera è particolarmente importante perché lei poi dovrà raffrontarsi con l'assessore, ha lasciato poco fa il testimone di questo incontro di oggi, e quindi poi con lui dovrà tirare un po' le somme di quello che emergerà da questo incontro di oggi. Onorevole. Innanzitutto grazie per l'invito, per la partecipazione, ma anche per il tema che avete scelto, che ritengo sia quanto mai centrale nell'agenda politica del nostro territorio, in considerazione del ritorno d'immagine che oggi questo territorio ha in tutta la provincia di Trapani, non soltanto in tutta la regione, ma soprattutto all'esterno, in termini di immagine soprattutto turistica. Penso che sia un tema assolutamente centrale. E penso che lo stesso tema debba essere ancora più coniugato dagli attori protagonisti di questo territorio, cioè dalle amministrazioni locali e dalla classe dirigente nella sua accezione più vasta. Pensavo, mentre ascoltavo il saluto dell'assessore Di Betta, quanto le vicende legate alla tragedia messinese sia anche in qualche modo legata al tema di oggi. Perché dico questo? Perché questo tratto di costa, questo bellissimo tratto di costa, che tra l'altro questa splendida giornata ci fa, come dire, ammirare ancora di più, ci dà il senso di quanto, le cose fatte bene, riescono a tutelare il nostro ecosistema. Qui, esiste come dire, una produzione, imprenditoriale legata al sale, un'attività economica che ha radici lontanissime nel tempo, ma che allo stesso tempo, pur essendo un'attività imprenditoriale, ha salvaguardato l'ecosistema. Ciò che non è accaduto in altre realtà del nostro territorio, ecco perché il legame, no? Il pensiero va alle vicende tragiche di Messina, dove, ma non ci bisogna andare molto lontani, nel nostro territorio abbiamo esempi tragici di gestione terribile del nostro territorio. Ecco, quando si trova un equilibrio, quando questo equilibrio è frutto della coesistenza della buona imprenditoria, della buona classe dirigente, allora il territorio continua a dare i suoi frutti, anche lì in senso generale, in senso più vasto, perché i frutti sono non soltanto la salvaguardia del territorio, ma sono i frutti legati allo sviluppo economico e sociale di un territorio, che derivano proprio da questo equilibrio che si è raggiunto. E allora una riflessione, penso oggi la faremo ulteriormente, proprio esaminando queste due facce della stessa medaglia, di un territorio che al suo interno è riuscito a salvaguardare pezzi importanti della nostra costa, ma anche del nostro entroterra, invece di altri territori che purtroppo subiscono e hanno subito una violenza inaudita in termini di gestione. Ecco, anche in termini di programmazione urbanistica del territorio stesso. Abbiamo già deciso con l'assessore la prossima settimana di tornare qui alla riserva delle Saline, ma non soltanto per fare una visita della riserva stessa, ma soprattutto di tutto l'Interland, perché ovviamente le vicende di oggi non erano programmate, sono state, come dire, non previste, e quindi c'è la necessità di toccare con mano, al di là del momento convegnistico, che è importante perché genera riflessioni, genera confronto, ma c'è la necessità da parte dell'ente regione di misurarsi con la realtà del territorio. Avremo modo poi nel corso del convegno di poter anche riflettere su quali proposte concrete si possano mettere in campo. C'è qui presente una parte importante, quella della provincia regionale, con i suoi tecnici, ci sono gli attori del territorio, non soltanto dal punto di vista imprenditoriale, ma anche la parte della gestione della riserva. Penso che ci sono un po' i protagonisti che hanno il dovere di sedersi attorno a un tavolo e ragionare insieme sulle nuove possibilità di sviluppo dell'ecosistema. Quindi grazie ancora per la possibilità che ha preso l'Università di poterci confrontare su questo tema, e avremo modo sicuramente nel proseguo di ragionare su idee e proposte concrete. Grazie.